Host 2021 continua. Ci troviamo allo stand di Caffè Borbone e siamo in compagnia di Massimo Renda, il presidente operativo dell'azienda. Massimo, bentornato. Ciao Fabio, benvenuti a tutti, complimenti, fiera bellissima, organizzazione fantastica, tantissimo pubblico e poi voglio dire una struttura comunicativa non da poco, Vendi TV, tanta roba. Grazie per il complimento, noi cerchiamo di essere sempre presenti, soprattutto in questa circostanza era assolutamente indispensabile. Così come la vostra presenza all'interno di questa manifestazione che vi ha visti, seppur in forma un po' più ridotta rispetto alle altre fiere precedenti, voi dovevate essere presenti per mostrare la vostra partecipazione, il vostro contributo alla ripartenza. È davvero la fiera della ripartenza, Massimo? Ma sembrerebbe proprio di sì, tantissimo pubblico come dicevo prima, onestamente pure oltre le nostre più rose aspettative, viva Dio la pandemia sembra passata dietro, lanciata alle spalle, speriamo che continui Fabio perché qua ogni giorno si sente tutto il contrario di tutto su questo argomento, ci tocca stare qui, mettercela tutta, incontrare i clienti, gli amici e lo stand in chiave appena ridotta. È stata proprio una scelta di convivialità, non volevamo essere aggressivi, volevamo salutare persone che in realtà non vedevamo da tantissimo tempo e che effettivamente ci mancavano proprio. Io non voglio raccontare delle vostre novità perché è tuo compito farlo, ma alle nostre spalle abbiamo una collezione della macchina DD che rappresenta in modo eccellente quello che è il futuro della macchina di Caffè Borbone. Ah, noi siamo strenui, tu sai, produciamo una gamma completa di prodotti monoporzionati, compatibili con i maggiori sistemi, però nel nostro DNA c'è la cialda in carta filtro, siamo stati quelli che per primi hanno lanciato la cialda compostabile, per primi a giugno abbiamo lanciato l'imballo completamente riciclabile e certificato sotto questo tema, perché non è una cosa banale. Ci abbiamo lavorato tantissimo, motivati proprio dalla convinzione che abbiamo sulla cialda, che è la maniera più ecosostenibile per bere il caffè e tra altre cose anche la più economica, perché fare a meno del contenitore aiuta la natura, aiuta anche la tasca del consumatore e garantisce poi un elevato standard qualitativo e una continuità in altri sistemi difficilmente ottenibili. Noi siamo cialdisti da sempre e lo continueremo a essere per sempre. La DD in realtà è uno strumento che serve per portare il consumo in casa del caffè in cialda, dove il consumatore medio abituato a macchine di piccole dimensioni, molto ingegnerizzate, probabilmente fatte da qualche altra parte remota del mondo rispetto all'Italia, noi col nostro prodotto italiano, con la sapienza unita tra il produttore di macchine di caffè molto specializzato che è la DDS e la sapienza di chi di caffè ne capisce che è Caffè Borbone, abbiamo tirato su un connubio che secondo me è molto 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 positivo in termini di qualità e in termini di ecosostenibilità, che allo stato attuale è molto sentito e sicuramente non fa male. Quali le novità che dobbiamo attenderci per il 2022 da parte di Caffè Borbone e DDS? Tantissime, ma non ve le posso svelare perché tanto ci rivedremo tutti quanti insieme al nostro fantastico Fabio al Venditalia e lì vi presenteremo roba scioccante. Ecco, allora l'appuntamento è per il 25 maggio prossimo, per 4 giorni brillantissimi, ci aspetta una fiera Venditalia davvero ricchissima di novità e con tante sorprese da parte di Caffè Borbone e di DDS. Massimo, grazie per il prezioso contributo. Grazie, saluti a tutti e arrivederci al Venditalia.